Carissimi lettori di difesapopolo.it, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le notizie dei prossimi giorni qui in Diocesi di Padova. Sono giorni molto importanti perché ci sono due inizi particolarmente interessanti. Naturalmente il primo è quello dell'Avvento e la difesa di questa settimana ospita il messaggio del Vescovo Antonio, tradizionale per questo tempo forte. Un messaggio che chiede ai cristiani una testimonianza ancora più convinta, specie in questo tempo di crisi che sembra non finire mai. Una testimonianza di onestà, di dedizione ai propri doveri, ma anche di accoglienza che sia saggia e rispettosa della dignità umana. Il secondo grande inizio è quello dell'anno della vita consacrata. Comincia il 30 novembre e finirà il 2 febbraio del 2016. L'ha voluto Papa Francesco proprio in quest'anno, nel quale il culmine ci sarà ad ottobre con il secondo sinodo ordinario sulla famiglia. La Difesa racconterà lungo questi mesi la vita consacrata qui nella nostra diocesi, incontrando diversi ordini e diversi religiosi e religiose. Nel territorio invece ci spostiamo verso Limena perché qui è atteso il Vescovo Antonio per l'ultima visita pastorale vicariale di questo 2014 e la quartultima di questo secondo viaggio per i territori della diocesi. Finirà in primavera verso maggio 2015. Ponte Longo invece in festa, sabato 29 alle 20:45 c'è un concerto che inaugura i lavori compiuti nella chiesa parrocchiale. Scusate, il parroco Donaldo Manfrin ricorda la complessità dei lavori, ricorda anche le spese sostenute dalla comunità, però analizza anche questo passaggio come una motivazione che stimola e spinge la comunità a dare ancora più forza e risalto al bene che si genera proprio nella relazione tra i parrocchiani e tra le persone che si muovono tutte attorno a questa bella realtà della Bassa Padovana. Il numero di questa settimana della difesa sarà un po' più sostenuto, un po' più ponderoso del solito. Il protagonista è lui, naturalmente, è un volume, una pubblicazione che noi regaliamo in collaborazione con la parrocchia di San Francesco in città a tutti i nostri lettori. È una pubblicazione che celebra i 100 anni dal ritorno in città dei frati, dei minori francescani, naturalmente, e i 600 anni dal primo arrivo. Bene. Sono degli anniversari importanti che ci danno l'opportunità di ripercorrere la vita di questa importante parrocchia e comunità all'interno della città e naturalmente di tutte le figure più importanti, più significative di questa lunga e grande storia. Giovedì 4 dicembre, tra l'altro, lì in parrocchia ci sarà un evento importante che chiude le celebrazioni. Parteciperanno oltre all'assessore Brunetti e al vicario generale Don Paolo Doni anche il parroco, padre Bellè, e naturalmente il provinciale dei frati minori. L'ultima notizia di questa settimana ve la diamo ed è così in salsa multimediale. Facciamo un breve viaggio per alcuni siti importanti della realtà ecclesiale della Diocesi di Padova. Partiamo da quello di Noi Associazione, www.noipadova.it, che si presenta completamente rinnovato ed è proprio ora così in illustrazione negli incontri zonali che la segreteria sta tenendo insieme naturalmente alla presidenza e nei vari vicariati della diocesi. Nel sito invece di Caritas Padova, quindi caritaspadova.it, si trova una bella iniziativa. Lì avete la possibilità come operatori, come comunità, come educatori di scattarvi un selfie con dei fogli, dei cartelli che riportino l'hashtag Il Bene Tra Noi e di inviarlo proprio a Caritas Padova. Se siete invece soci dell'Azione Cattolica, questo è il momento del rinnovo dell'adesione, quest'anno c'è un sito apposito, potete visitarlo, scrivere o leggere i vostri perché all'adesione, al rinnovo dell'adesione, pubblicare una vostra immagine come soci, come gruppo. Dopodiché potete scaricarvi dei manifesti fatti in casa a vostra misura per promuovere l'adesione nelle vostre parrocchie. Bene, con questo vi salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione, appuntamento alla prossima settimana.